E adesso andiamo a Padova, dove stamani due splendidi esemplari di falco pellegrino sono stati liberati sul Monte Niedu. A rilasciare i volatili è stato il falconiere Massimo Pagani, che dopo averli ricevuti feriti e in gravi condizioni dal centro di primo soccorso provinciale, li ha curati e provveduto alla riabilitazione. Allora, vediamo. Sono arrivati feriti e in gravi condizioni nel centro di primo soccorso di Padru. Due rari esemplari di falco pellegrino questa mattina, dopo le cure ricevute dal bergamasco Massimo Pagani, che ha anche provveduto alla loro riabilitazione, sono stati rimessi in libertà. I due rapaci sono stati rilasciati sul Monte Niedu di Padru, a picco della splendida Valle dell'Erno. Per l'occasione, l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Satta, ha organizzato una festa e sono stati coinvolti gli alunni delle scuole. Il comune, ha spiegato il primo cittadino, è impegnato nel rispetto e nella valorizzazione del ricco patrimonio naturalistico, faunistico ed ambientale di cui dispone il territorio. Presente alla manifestazione anche il presidente della provincia di Olbia Tempio, Fedele Sanciu, e le forze dell'ordine, carabinieri e corpo forestale. Uno dei due falchi è arrivato nell'azienda di Pagani in località Sacapanna, situata tra Biasì e Padru, dove opera da alcuni anni, dopo un avvelenamento da diserbanti. L'altro esemplare invece è giunto debilitato ed è stato impossibile scoprirne la causa. Nella clinica sono stati curati e riabilitati assieme ad altri esemplari come questi piccoli gheppi che devono essere imboccati. E oggi i due falchi hanno potuto nuovamente spiccare il volo e solcare i cieli galluresi. Massimo Pagani è uno dei pochi allevatori di falchi in Sardegna abilitato anche alla cura e al ricovero di fauna selvatica. Spesso viene chiamato dalle amministrazioni comunali per debellare, attraverso l'utilizzo dei suoi rapaci, specie di uccelli che creano problemi alla sicurezza, al decoro e all'igiene urbana, ma anche dalle direzioni aeroportuali per contrastare il pericolo dell'invasione nelle piste dei gabbiani che possono minare la sicurezza dei voli.